Bentrovati, voglio iniziare mostrandovi la copertina del libro molto interessante, ultima opera di Carlo Truppi, Anima e corpo dei luoghi, incontro, ma io lo definisco un colloquio, un affettuoso, sincero, ma soprattutto all'insegna della cultura, colloquio con James Hillman, un grande studioso. E la prima domanda che faccio al professor Carlo Truppi è proprio: cosa vi ha legato con il professore Hillman? Qual è stato l'elemento cardine? So bene che lui ha presentato e conosceva abbondantemente la tua produzione letteraria, ma quel filo conduttore che vi ha messo accanto insieme e ha sviluppato questa amicizia, che non è stato un semplice rapporto di amicizia ma anche un rapporto di studio, qual è stato? Grazie per la domanda. Purtroppo è stata posta al singolare, invece la dobbiamo portare al plurale. Qual è stata tra l'inizio, per voi? L'inizio, l'anima, perché si notava da tanto tempo che l'anima mancava nell'architettura. Siccome lui si occupava di anima, e poi particolarmente una cosa che mi faceva molto sensibile, quello che lui disse di Ulisse rispetto alla ferita di Ulisse, che può sembrare un personaggio un po' razionalista, invece quando andò a casa e non voleva farsi vedere da nessuno, fu riconosciuto da dal un cane e da una Argo, vera signora, grande Argo, e lui si emozionò e pianse per essere riconosciuto per questa ferita. Siccome la ferita appartiene ormai da tanti anni all'architettura, allora riconosciamo le ferite dell'architettura e riportiamo attenzione per questi aspetti, per riavere di nuovo l'architettura. L'avvio è stata l'anima, poi il secondo incontro è stato il corpo nello spazio. Il corpo, ogni presenza dell'architettura ha una consistenza, un richiamo, un piacere urbano, un piacere sociale, quando è veramente architettura. Quando invece, lo posso dire? Certo, ma professore, quando invece è uno scatolo, è uno scatolo, oppure uno scatolone, oppure, ma uso oppure, ma non invece è sempre l'uno e l'altro. Uno scatolone ripetuto e ribaltato è architettura. La vera architettura si sente ferita, piange e vuole essere recuperata. Professore, in apertura io parlavo di questo rapporto con Hillman e abbiamo parlato anche del legame culturale architettonico, però c'è un motivo che mi spinge a farle questa domanda. Parliamo, io prendo il vecchio compasso, anzi voglio fermarmi proprio a quegli attrezzi, a quegli strumenti di un tempo, il compasso, la riga, la squadra, la matita, però arrivo a questo per dire: ma questo sogno realizzato dell'architettura ha una figura emblematica nell'opera di Carlo Truppi, che è quella del creatore. Del creatore, a chi ci riferiamo? Al grande architetto dell'universo? Potremmo fare una verifica con qualche studente. Io Gaudì lo chiamo, con gli studenti lo chiamo nonno, e Wright lo chiamo papà, e per Wright potremmo fare perlomeno un esempio. Quasi 100 anni fa disse: in architettura nascono bambini senza testa, non soltanto per la mancanza delle falde, per la mancanza del tetto, per tante cose che mancano nell'architettura. E allora nel libro è reso omaggio, sono ripresi dei semi, non soltanto da James Stirling, vorrei mettere in evidenza che sono presi dei semi anche da Guido Nardi. Guido Nardi trasferì gli archetipi dalla
umano messi in evidenza da Jung, maestro di Hillman, e trasferiti in architettura. E allora papà diceva: nascono bambini senza testa, ci fermiamo alla testa oppure facciamo altri esempi? Quante cose mancano? E se ci riferiamo all'umano, nasce un bambino e gli mancano questi archetipi, gli mancano questi, siamo contenti? Professore, perché in architettura lo accettiamo? Lo accettiamo in architettura. Professore, Università di Napoli, Università di Siracusa, il regno delle due Sicilie, potremmo dire. Ma Facciamolo. Volevo chiederle, lei sempre con maggiore insistenza torna in questa Sicilia, lo ha dichiarato che ama e vorrebbe fermarsi in Sicilia, anzi, lontano dai microfoni, mi ha anche detto: mi piacerebbe vivere a Noto. Ecco, la scelta di trasferirsi a Noto sarebbe dettata da cosa? Perché lei non è uno che investe in cultura, non investe qui a dare con un'attività, un'impresa. Allora, una persona come lei, innamorata del mondo, per affermare una cosa del genere, e mi piacerebbe vivere a Noto, qual è il motivo scatenante di questa sua decisione? Vivere a Noto, perché? Lei già vive a Siracusa, ma vive anche a Napoli. Anche a Noto, vengo così spesso a Noto, quindi anche a Noto. È reso omaggio, per esempio, nel libro, un libro di Bach, Nessun luogo è lontano. Per la speranza che mi offre la Sicilia e Noto, dovrei dire due cose, le posso dire? Lei può dire tutto ciò che vuole. Alle elementari, alle scuole elementari. Un mio grande maestro, no? Parlava dell'Italia come una gamba. Una gamba. Alla fine della gamba che ci stava? Lo stivale. Una pietra. Si poteva prendere a pedate, invece ci si quella poteva... è anche una vignetta di Forattini, professore. Invece ci si... lo diceva il mio maestro alle scuole elementari, invece ci si può mettere sopra, lui amava la Sicilia, ci si può mettere sopra per vedere la realtà in un modo che altrimenti non viene visto. Quindi la Sicilia ci offre questa speranza. Ancora di più noto che ha un richiamo internazionale, universale, per le caratteristiche del luogo. E allora a maggior ragione noto dovrebbe, c'è una ricerca, potremmo vedere anche quello che viene fatto in questa ricerca, per far nascere il nuovo del costruito dai valori del luogo. Si spieghi meglio, perché è profonda come affermazione, ma vorremmo, ecco, afferrarla. Non mi piace spiegare, mi farebbe far piacere questo progetto che sì. Nasce. Ah, che nasce, lo dico già. Lo dica. La pioggia che fa? Nutre la terra. Certo. Rovina. Fa arrivare dei fiori. Arriva là, se vogliamo vedere questo book trailer, arriva là sul tavolo del progettista, arrivano gli archetipi dell'architettura, no? I valori eterni dell'architettura, e in base a questo il progettista organizza, elabora il suo progetto. Professore, le volevo fare un'altra domanda, riallacciandomi sempre a quella sua affermazione: mi piacerebbe vivere a Noto. Lei conosce Noto per intero, Noto bassa e Noto alta? Sì. Se dovesse scegliere di vivere a Noto, quale parte della città sceglierebbe? Ah, grazie. Mio figlio vorrebbe la campagna tra la città e il mare. E qui ce n'è tantissima. Io invece vorrei non proprio la parte molto alta, la parte un poco più alta rispetto al municipio, sì. Per la visione che da lì c'è,
della città e della, quindi sceglierebbe della natura. L'aristocratica via Cavour, già siamo un piano sopra, e la parallela del corso Vittorio Emanuele a salire. Bella scelta, professore, vedremo lì, ci sono diversi palazzi, magari qualcuno è intenzionato a vendere. C'è un palazzo che vuole vendere il comune, però non è un palazzo antico, è un palazzo degli anni 40-50. Le posso dire la cifra, il comune l'ha messa in vendita, c'è una gara che scadrà il 28 ottobre, 7 milioni di euro il ricavato e quanto vuole ricavare il comune dalla vendita. Professore, io la lancio lì, se è disposto, però no, attenzione. Non mi lanci, mi però porti, attenzione, mi il porti, comune mi ne porti. Vuole ricavare, ne vuole ricavare un albergo a 5 stelle, non una residenza privata. Quindi siamo alla fine del nostro quotidiano appuntamento, con noi il professor Carlo Truppi, vi faccio vedere, lo mostro a beneficio delle telecamere, di quanti siete a casa ma anche in giro col cellulare, col telefonino, a vedere le nostre trasmissioni. Carlo Truppi, Anime e Corpo dei Luoghi, incontro con James Hillman, e un dialogo fantastico fra il professore Truppi e lo studioso James Hillman. Grazie al professore Truppi, grazie a quanti ci avete seguito. L'appuntamento a lunedì prossimo.